A Palermo, concentramento dei lavoratori Almaviva per le commesse ex Alitalia e Ministero della Salute e Covisian per la commessa ITA. Riducevo annullava l'imposizione fiscale IMU e TARI di familiari e conoscenti, sospeso per un anno un dipendente del comune di Palermo. Il piccolo Germano, il neonato abbandonato qualche giorno fa a Catania, sta bene, ricoverato all'ospedale Garibaldi in Esima, scattata la gara di solidarietà. Autorizzato il nuovo impianto di depurazione da realizzare nell'agglomerato di Messina Tono. A giugno prende il via al Teatro Antico di Taormina la stagione 2022 delle aperture serali, con visite fino a mezzanotte. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Media News di oggi, martedì 31 maggio. Stamane al Foro Italico di Palermo, concentramento dei lavoratori Almaviva per le commesse ex Alitalia e Ministero della Salute e Covisian per la commessa ITA. I lavoratori impegnati nel call center ex Alitalia e ITA attendono sempre la convocazione di un tavolo tecnico ministeriale. Per ciò che concerne invece gli addetti al call center predisposto dal Ministero della Salute, resta l'amarezza che a fine emergenza sanitaria potrebbero non essere reimpiegati. Una vertenza lavorativa ormai incancrenita. Sì, davvero, credo che incancrenita sia la parola giusta. Noi ci aspettiamo che in queste ore arrivi finalmente un segnale dal Ministero del Lavoro. Non è possibile lasciare centinaia di persone così, senza sapere quale sarà il loro destino, e far passare il concetto che in questo paese si fanno accordi, si possono poi, come dire, disdire di fatto senza alcun motivo e non succede nulla. Ecco, questo è davvero intollerabile. Noi dobbiamo dimostrare, e queste lavoratrici e questi lavoratori tutti i giorni stanno provando a farlo, che questo è ancora un paese civile, è un paese dove appunto i diritti e i problemi del lavoro vengono affrontati nei luoghi giusti, nelle istituzioni. Che la situazione va precipitando, perché come abbiamo detto in vari posti istituzionali, dal Presidente alla Regione al Prefetto, dove oggi riandremo, abbiamo paventato la minaccia che si sta concretizzando, che il problema non è più soltanto ITA, cioè ITA era la punta dell'iceberg, adesso noi abbiamo anche i lavoratori del 1500 di Almaviva che sono all'80% di ammortizzatore, questo significa che è una commessa che sta morendo, quindi ovviamente l'emergenza sono i lavoratori di Almaviva e di Covisian che sono sulla commessa ex Alitalia. Ma sicuramente il problema adesso saranno tutte le altre commesse, perché se noi facciamo andare in malora un accordo ministeriale firmato con le istituzioni che non ha più valore dopo 6 mesi, si capisce bene che anche le altre aziende che stanno osservando questa vertenza cominceranno a boicottare la clausola sociale in maniera seria. E nonostante questo anche la politica non sta facendo la sua parte, perché mentre ci danno pacche sulle spalle, il giorno 9 marzo al Senato si è approvata una norma che alcuni urlano alla miglioria della clausola sociale. Io dico che è uno scandalo, perché dalla parola obbligo si passerà a facoltà se questa norma verrà modificata. Sicuramente qualcuno sta ritardando perché vuole approfittare di scaricarsi dal pubblico ITA, e quindi poi chi verrà vedrà. A noi preoccupa, perché fra 20 giorni i lavoratori avranno il licenziamento a casa e quindi non si può più giocare. Noi abbiamo fatto una procedura con Confindustria e Covisian dove si è chiusa negativamente e adesso per legge dovrebbero convocarci, ma ancora le istituzioni latitano. Abbiamo incontrato di tutti, e soprattutto durante questa campagna elettorale a Palermo sono venuti i big della politica di destra, di sinistra, di centro, e abbiamo poi incontrato tutti con delle delegazioni dei lavoratori, tante pacche sulle spalle, tante belle parole, ma ancora i fatti non li vediamo. Io sono una lavoratrice del 1500, adesso siamo più di 200 lavoratori che siamo stati chiamati a fronteggiare un'emergenza che ci ha coinvolto tutti. Adesso ci troviamo invece a fronteggiare un'emergenza economica, perché siamo arrivati a una cassa integrazione di circa 80%, purtroppo per un brusco calo dei volumi non indifferente. Ora io sono una lavoratrice part time come me e tanti altri miei colleghi, dove prima eravamo riusciti con i nostri sforzi a creare un equilibrio economico, adesso con l'80% di CIGS questo equilibrio economico viene assolutamente meno.
riduceva o annullava l'imposizione fiscale di IMU e TARI di familiari e conoscenti, sospeso per un anno dal lavoro un dipendente del comune di Palermo. La misura cautelare per accesso abusivo alle banche dati e frode informatica è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Palermo. Sospeso dal lavoro per un anno un dipendente comunale di Palermo, sulla base degli elementi probatori raccolti e indiziato dai reati di frode informatica e accesso abusivo ad un sistema informatico. Le indagini, seguite dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, anche attraverso attività di intercettazione telefonica e servizi di osservazione, hanno riguardato le condotte che sarebbero state commesse da un dipendente del Comune di Palermo, addetto al servizio tributi. Le attività sono scaturite da una segnalazione pervenuta dal Comune di Palermo in merito a operazioni anomale effettuate sulla banca dati SIG Fluendo, utilizzata per la gestione dei pagamenti dei tributi locali IMU e TARI. Le criticità segnalate consistevano nella registrazione di versamenti e pagamenti mai avvenuti, nella riduzione degli importi dovuti, ovvero nello storno di pagamenti da un contribuente all'altro in assenza di giustificazioni documentali. Le investigazioni avrebbero consentito di riscontrare un rilevante numero di accessi abusivi al sistema informatico del Comune, effettuati al fine di ridurre o annullare l'imposizione fiscale ai mutari di familiari o conoscenti dell'indagato. Infine sarebbe emerso che il dipendente pubblico avrebbe reiterato le ipotizzate condotte illecite anche successivamente all'avvenuto trasferimento ad altro ufficio a seguito di un procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti. E sulla sospensione del dipendente del Comune di Palermo ascoltiamo Gianluca Angelini, comandante del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini, che hanno preso le mosse da una specifica segnalazione pervenuta dal Comune di Palermo, consentono di delineare possibili condotte illecite poste in essere da un dipendente comunale addetto al settore tributi, che avrebbe provveduto a registrare in favore di parenti e conoscenti versamenti e pagamenti in realtà mai avvenuti in materia di IMU e di TARI, nonché ad effettuare lo storno del pagamento di questi tributi locali da un contribuente all'altro. Per effettuare queste operazioni illecite sarebbero state utilizzate anche credenziali d'accesso ai sistemi informatici del Comune in uso a ignari colleghi dell'indagato. Per questo allo stato delle indagini vengono contestati i reati di accesso abusivo al sistema informatico e di frode informatica. La corretta riscossione dei tributi risponde al fondamentale principio costituzionale di capacità contributiva, in base al quale tutti sono tenuti a partecipare alle spese della collettività in ragione delle proprie possibilità. Per questo la Guardia di Finanza continuerà a perseguire con estremo rigore condotte che possono ledere il principio di leale collaborazione che deve essere la base del rapporto fra fisco e contribuente, con effetti negativi anche sull'entità delle risorse a disposizione degli enti pubblici e pertanto sulla qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini. Avrebbero vinto somme consistenti di denaro con scommesse online e lotterie, ma le avrebbero nascoste continuando a percepire il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Catania ha denunciato 21 persone. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito di specifiche attività di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica, hanno segnalato alla Procura della Repubblica Etnea 21 soggetti che avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un danno alle casse dello Stato di oltre 225.000 euro. In particolare, i militari della compagnia di riposto, a seguito di una mirata attività di intelligence fornita dai reparti speciali del Corpo e grazie anche alla stretta sinergia e lo scambio informativo realizzati con l'INPS, sono riusciti ad individuare una platea di soggetti che, sulla base degli elementi acquisiti nell'attuale stato del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti, non sarebbero risultati in possesso dei requisiti necessari per richiedere e ottenere il particolare sussidio.
Nel merito, le indagini hanno permesso di accertare che i soggetti sottoposti a controllo, pur dichiarando redditi minimali, avrebbero movimentato sui conti di gioco online ad essi intestati rilevanti somme di denaro non congrue rispetto alla loro situazione reddituale e avrebbero omesso di dichiarare le vincite ottenute per un importo complessivo pari ad oltre 3.700.000 euro. I 21 soggetti sono stati quindi segnalati alla Procura della Repubblica di Catania e contestualmente all'INPS per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate. E ora parliamo del piccolo Germano, il neonato abbandonato qualche giorno fa in via Rametta a Catania, poche ore dalla nascita, con ancora il cordone ombelicale attaccato. Il bambino sta bene, è ricoverato presso il reparto di neonatologia dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove è scattata la gara di solidarietà. Vediamo. Il piccolo Germano sta bene, continua a stare bene, mangia regolarmente, tollera la sua poppata e le sue funzioni vitali sono per adesso regolari. Chiaramente nella prospettiva di una collocazione in una famiglia approfondiremo le indagini necessarie per valutare in pieno lo stato di salute del nostro bambino. Il bambino era in condizioni buone, era un bambino di buon peso, quindi da questo abbiamo desunto che fosse nato dopo una gravidanza a termine, e da poche ore, perché ancora il cordone ombelicale, anche se bloccato da una pinza da bucato appunto, e però era ancora fresco, quindi il parto probabilmente era avvenuto da poche ore. Il bambino era diciamo roseo, quindi piangeva, e questo insomma per noi è un buon indice. Devo dire che continua a dimostrare uno stato di salute ottimo. Tante mamme, tante coppie si sono portate avanti. Chiaramente deve essere seguito un percorso ufficiale, un percorso in piena sicurezza, e che già abbiamo collaudato altre volte, anche se non in situazioni così un po' particolari. Per Germano chiaramente c'è un calore ancora più importante, più manifesto. Quindi ringrazio tutti, però anche giusto un po' lasciare un po' di tranquillità e di serenità al bambino, che come tutti quanti i neonati hanno bisogno dei loro tempi ed è necessario rispettarli affinché l'affetto si è associato anche alla serenità. C'è un percorso sicuro dove le mamme possono assolutamente partorire in sicurezza e mantenendo l'anonimato. È un percorso simile a quello che stiamo attuando ora con Germano, dove manca diciamo la sicurezza, che è quello della donna e della salute della donna, e chiaramente nel secondamento potrebbe avere anche qualche difficoltà. Quindi invito tutte le donne a seguire questo percorso ufficiale, che le proteggerà mantenendo il loro anonimato, ma soprattutto proteggerà la loro salute e quella del loro bambino. Il danno esistenziale da strage, i 57 giorni della famiglia Borsellino. Questo è il tema di un seminario che si è svolto oggi al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Palermo. L'iniziativa, nell'ambito del progetto Officina 9222 e dell'impegno del Dipartimento per la rielaborazione a più voci della memoria collettiva e la ricostruzione storica di un passato che non può essere relegato alle sole commemorazioni. Presente anche il rettore dell'Università di Palermo, Massimo Midiri. Vediamo. La manifestazione di questa mattina vuole in qualche modo ripercorrere i 57 giorni che sono passati dalla strage di Capaci all'eccidio di Borsellino, ricostruendo cosa accadde in quei 57 giorni. Quindi questo secondo me è un tentativo anche di ricostruzione storica che è affidata al Dipartimento di Scienze Politiche, il DEMS, con illustri docenti, illustri avvocati che ricostruiscono appunto questa cronistoria. Già secondo me è un passaggio molto importante, perché è fin troppo chiaro che ancora ci sono degli aspetti non chiari, non noti, dove anche l'università in chiave di studio
può dare evidentemente il proprio contributo, ma anche in chiave di messaggio ai propri ragazzi. Molti ragazzi purtroppo hanno, oggi non, sono nati non sapendo neanche chi fossero Falcone e Borsellino, quindi tutte queste manifestazioni servono proprio a mantenere alta la memoria e quindi mantenere alto il senso del rispetto dello Stato. Paolo Borsellino ha subito un danno che noi abbiamo etichettato come esistenziale, il Tribunale di Palermo lo riconosce come danno morale catastrofale, a causa della strage di Falcone ha vissuto quegli anni consapevole delle dinamiche, perché era un profondo conoscitore del fenomeno mafioso e che quindi sapeva perfettamente quella che poi si è rivelata la cronaca di una morte annunciata, quindi uno stato di angoscia, di depressione, ma anche una limitazione alla sua libertà di movimento derivante dall'inasprimento delle misure di sicurezza. La novità di questa sentenza, che ha un impatto significativo per gli studiosi della responsabilità civile, è quella che per la prima volta il Tribunale di Palermo riconosce ai congiunti di un soggetto diverso dalla vittima primaria dell'illecito, perché la vittima primaria dell'illecito era il giudice Falcone, la dottoressa Morvillo e tutti gli agenti della scorta. Quindi non si tratta del danno parentale dei familiari delle vittime di Capaci, ma del danno parentale subito dai congiunti del giudice Borsellino, il quale aveva cambiato la sua vita a seguito della strage di Capaci. Qual è il senso della proposizione di questo incontro con gli studenti di oggi? Il senso di questa manifestazione è quello intanto di fare memoria storica, perché come diceva la professoressa siamo di fronte a dei ragazzi che all'epoca dei fatti non erano neanche nati. Quindi facciamo memoria, nello stesso tempo contaminiamo questo discorso con gli aspetti giuridici della vicenda. Lo Stato avrebbe dovuto proteggere Paolo Borsellino, oltre alla responsabilità morale c'è anche una responsabilità giuridica? La necessità in me e nella famiglia di dare appunto di evidenziare questi aspetti dei 57 giorni è nata anche dalla scoperta vie più nel corso delle istruttorie varie di elementi che ci hanno fatto riflettere sulla, diciamo, assenza di tutela e su delle iniziative improvvide che sono venute dallo Stato in quel periodo e che hanno, diciamo, in qualche modo contribuito a creare quel contesto di delegittimazione, di solitudine che poi ha portato Paolo Borsellino appunto alla consapevolezza della propria fine. Passo avanti verso il sistema di depurazione delle acque in Sicilia. L'assessore regionale all'ambiente Totò Cordaro ha firmato il decreto che rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la costituzione e l'esercizio di un nuovo impianto di depurazione da realizzare nell'agglomerato di Messina Tono. In tema di depurazione, il governo Musumeci in questi 4 anni ha recuperato un gap strutturale e anche temporale assolutamente straordinario. Abbiamo proceduto, devo dire, in sinergia con la struttura per il commissario della depurazione, il professore Giugni, insieme all'ingegnere Costanza, suo subcommissario, ad un lavoro assolutamente sinergico che ha portato alla definizione di tante procedure arretrate che daranno una svolta in questo tema in terra di Sicilia. Da ultimo abbiamo autorizzato i lavori nella struttura di Tono in Messina e tra qualche giorno consegneremo definitivamente, siamo già alla fine del percorso presso l'assessorato all'energia, un importantissimo altro depuratore all'ordine del giorno, è appunto la consegna di acqua dei Corsari a Palermo. Sono convinto che da qui a fine legislatura concluderemo un iter che ci potrà vedere soddisfatti e soprattutto darà risposte concrete ai siciliani in tema di depurazione. Si è svolta stamattina a Palermo, a Villa D'Amato, l'assemblea elettiva dell'EBAS, ente bilaterale artigianato siciliano. Per il nuovo triennio è stata eletta Florinda Scala. Vediamo il servizio. EBAS, una chiusura e un resoconto dunque di questo triennale. Sì, noi oggi celebriamo l'assemblea dei soci dell'EBAS e chiudiamo con la presidenza che diciamo, ha già gestito gli ultimi 3 anni dell'ente. E portiamo a conoscenza di tutti una grande, diciamo, soddisfazione, perché l'ente in questi 3 anni ha superato grandi problematiche, così come sono state, diciamo,
attraversate da parte di tutti i cittadini. E abbiamo dovuto affrontare un periodo grave di emergenza con il lockdown da parte delle aziende e la conseguente erogazione della cassa integrazione. Noi abbiamo puntato sulla sicurezza, abbiamo formato i responsabili, gli RLST, che sono i responsabili territoriali dei lavoratori, e stiamo dando un servizio capillare alle imprese e ai loro lavoratori. Siamo riusciti ad erogare a oltre 13.000 imprese e a oltre 30.000 lavoratori la cassa integrazione per 2 anni, mettendo dentro, pagando 150 milioni di euro di cassa integrazione, quindi un risultato straordinario. Abbiamo anche lavorato per aumentare le prestazioni che diamo per welfare ai lavoratori e per l'ammodernamento del sistema delle imprese, con contributi che sono a fondo perduto, come lei sa, e che quindi non debbono essere restituite all'ente. Si apre un futuro in assoluta continuità, perché il momento di rilancio dell'ente è fondamentale, ed è fondamentale nel suo ventaglio, nell'offerta di welfare, di previdenza integrativa, di assistenza sanitaria che offre, di salute e sicurezza. Diventa fondamentale sostenere il disagio e le difficoltà anche dei lavoratori e delle lavoratrici in questo momento così, così complicato, perché non basta avere il lavoro per avere una protezione sociale adeguata. Quindi penso che con un'informazione capillare, con una diffusione molto forte anche fisicamente attraverso il contatto con le aziende, adesso che possiamo riprendere anche le assemblee nei luoghi di lavoro, sarà fondamentale portare a conoscenza le lavoratrici e i lavoratori di uno strumento che è la bilateralità di partecipazione sociale alla vita delle imprese, e quindi di vera democrazia economica per tutti noi. Sicuramente i primi passi da compiere sono quelli di scardinare un po' un luogo comune che esiste attorno all'EBAS, la bilateralità in generale, ovvero che rappresenti un costo, uno svantaggio per le imprese. Bisogna quindi informarle ed educare proprio le imprese alla bilateralità, perché la bilateralità non solo rappresenta una possibilità concreta di accedere a prestazioni molto preziose per le imprese e i lavoratori, ma rappresenta anche uno strumento di applicazione integrale dei contratti collettivi, cosa che molte volte non viene adeguatamente detto alle imprese. Abbiamo un ventaglio sicuramente di prestazioni a cui le imprese possono ricorrere per rendere la loro impresa più innovativa, più efficiente. Ci sono interventi sulla sicurezza, sull'innovazione, sulla partecipazione a fiere e quindi sull'internazionalizzazione, sulle nuove assunzioni, quindi ci sono tantissimi modi attraverso i quali l'ente aiuta le imprese concretamente in tutti i momenti della vita, in cui da quella iniziale per le start-up alle eventuali rinnovi, creazione di nuovi laboratori. Quindi è veramente un ventaglio molto ampio di possibilità per le imprese aderenti. Supporto psicologico negli ospedali dell'ASP di Palermo. Assistite 4.500 persone tra pazienti e familiari. Il servizio è attivo dal mese di luglio del 2021. Stavolta è svolta anche un'indagine sullo stress da lavoro col relato tra gli operatori. Sono oltre 4.500 le persone che hanno potuto contare sull'assistenza psicologica nei 6 presidi ospedalieri dell'ASP di Palermo. Il servizio è attivo dal luglio del 2021 all'Ingrassia di Palermo, al Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione Villa delle Ginestre, il Civico di Partinico, dei Bianchi di Corleone, Cimino di Termini Merese e Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. È rivolto a pazienti, caregivers e operatori sanitari. L'azienda, ha spiegato il direttore generale dell'ASP Daniela Faraoni, ha investito sul miglioramento dell'assistenza e sull'integrazione ospedale-territorio, prevedendo il supporto psicologico all'interno di una presa in carico multidisciplinare rivolta a pazienti e caregivers nel corso del ricovero, momento in cui si acuiscono le fragilità individuali. Sono state interessate tutte le aree cliniche: emergenza, materno-infantile, medicina, chirurgia e lungodegenza, dedicando particolare attenzione, anche in collaborazione con il servizio sociale aziendale, alle fasce di utenza più fragili come le donne vittime di violenza, gli anziani e la fascia perinatale. Oltre al supporto psicologico all'interno dei reparti, sono stati curati i percorsi di accompagnamento alle donne con gravidanze a rischio, il follow-up per i neonati pretermine e la valutazione psicologica dei pazienti candidati a chirurgia bariatrica, la riabilitazione cardiologica, l'assistenza in pronto soccorso anche familiari nelle aree di attesa, la terapia del dolore, nonché l'invio dei dimessi ai servizi sanitari territoriali di competenza.
In quest'ottica sono stati assicurati un ampio ventaglio di servizi che vanno dall'accoglienza all'informazione, dal supporto alla comunicazione con pazienti e familiari relativamente alla cura e ai percorsi assistenziali ospedalieri alla gestione di eventi critici. Nell'ambito del servizio di assistenza psicologica ospedaliera, nell'ASP di Palermo è stata svolta anche un'indagine sullo stress lavoro correlato tra gli operatori. Hanno aderito oltre 300 dipendenti. Obiettivo dell'iniziativa è di indagare e identificare il grado di soddisfazione sul luogo di lavoro e sviluppare interventi di promozione del benessere in ambito professionale. Superato il tetto di 50 milioni di litri di latte vaccino commercializzato e il record riferito al 2021 raggiunto dal progetto Natura, la più grande cooperativa del latte in Sicilia, che con i suoi produttori sparsi nell'isola riesce a commercializzare il 25% del latte vaccino prodotto in Sicilia, il 75% del formaggio ragusano DOP. Ottimi risultati dal punto di vista del bilancio, quindi i soci soddisfatti dell'attività della cooperativa svolta nel 2021, insoddisfatti per quelle che sono le condizioni attualmente di produzione nelle stalle, per il caro mangime, il caro energia, il caro carburante, che è un non equilibrato aumento del prezzo del latte che ricompensa tutto l'aumento dei costi. Quindi i soci, diciamo, sono preoccupati, fortemente preoccupati per questa situazione. Speriamo che nei prossimi mesi ci sia un riequilibrio tra i costi e il ricavato. Noi come cooperativa nel programma di attività ci stiamo prefiggendo sempre di continuare la valorizzazione del latte attraverso le produzioni tipiche di qualità, tra cui i primeggi e il ragusano DOP. L'obiettivo è quello di, attraverso anche gli investimenti che stiamo continuando a fare, che abbiamo fatto, che ancora dobbiamo completare attraverso il PSR, il miglioramento della presentazione del prodotto sul mercato attraverso nuove modelli di confezione, nuovi formati, nuove tipologie di prodotto per servire una clientela e un mercato sempre più vasto di un prodotto di altissima qualità che speriamo che sia sempre remunerativo per i produttori che producono il latte da destinare a queste produzioni. Le prospettive per il 2022 credo di poter dire che hanno due facce. Il prodotto destinato all'industria, alla trasformazione o alle industrie che per esempio fanno gelati o fanno altri prodotti, stanno riconoscendo, per poter avere la disponibilità della materia prima a loro necessaria, stanno riconoscendo quelli che sono gli aumenti, riconoscono direi con una relativa correttezza la situazione di mercato. Discorso diverso invece è per la grande distribuzione. La grande distribuzione, pur di non sapendo da un lato che il potere d'acquisto con l'inflazione crescente dei consumatori si sta riducendo, fanno di tutto per non aumentare il costo e il prezzo del prodotto. In alcuni casi, alcune catene nazionali per la loro marca hanno messo cartelli sugli scaffali dicendo che la linea produttiva è rotta, è guasta, non è in funzione, quando il vero problema è che non vogliono riconoscere quello che è, io credo di poter dire, il giusto aumento della materia prima che sta avendo in questo momento, materia prima latte ovviamente. C'è preoccupazione per l'andamento di mercato, per l'aumento di tutti i costi delle materie prime. Poi il latte, diciamo, si vende, c'è richiesta, però la preoccupazione, come dicevo, troppo aumenti e il prezzo che ricaviamo non è equiparato ai costi di produzione, quindi c'è un po' di perplessità, però cerchiamo di andare avanti e tenere duro. E cambiamo decisamente argomento. Con il mese di giugno prende il via al Teatro Antico di Taormina la stagione 2022 delle aperture serali con visite al complesso monumentale fino a mezzanotte, ultimo ingresso alle 23. Visite serali al Teatro Antico di Taormina da domani 1 giugno.
un'occasione molto apprezzata dai turisti che spesso trascorrono al mare le ore più calde della giornata e possono così programmare la visita per il tardo pomeriggio o la sera e godersi il fascino del tramonto sull'Etna o un tour sotto le stelle accompagnato dal canto dei grilli. Varato il calendario degli eventi estivi ospitati sulla scena millenaria del teatro, sono adesso definite le date che il parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, si è riservato per offrire ai visitatori una delle esperienze più emozionanti del viaggio in Sicilia. Per l'estate 2022 le aperture serali sono da domani al 7 giugno e il 10 giugno, ad agosto tutta la settimana di Ferragosto dal 10 al 17, infine a settembre le sere del 14 e 15 e poi del 19 e del 20. Per l'occasione il monumento e il suo antiquarium, con una preziosa collezione di epigrafi in greco e latino, un sarcofago e un torso prassitelico fra i vari reperti, sarà visitabile ininterrottamente dalle 9 alle 24. Anche quest'anno, spiega la direttrice del parco Gabriella Tigano, abbiamo blindato alcune date a giugno, agosto e settembre per offrire ai viaggiatori questa esperienza unica di conoscenza che è la visita serale del teatro. Da domani mattina inoltre sarà aperto al pubblico anche un punto ristoro realizzato nello storico edificio sul Belvedere, oggetto negli ultimi due anni di un impegnativo intervento di restauro. Un progetto destinato a migliorare i servizi ai visitatori. Oltre infatti al punto ristoro sono stati raddoppiati nella summa cavea, la parte alta del teatro, i servizi igienici che adesso includono quelli per disabili. L'edificio ospitava il semaforo, come indicato nelle antiche mappe, realizzato a fine 800 sul Belvedere del teatro antico, come posto elettrosemaforico, da qui il nome. Si trattava di telegrafi ottici che tramite segnali visivi garantivano la comunicazione a distanza, ordinaria e straordinaria in casi di emergenza, con il resto della penisola. È stata rinviata per due anni a causa della pandemia, organizzata dall'Arcidiocesi di Agrigento. Torna il prossimo 2 giugno a Raffadali, Giovani in Festa, 7 passi verso la bellezza. Vediamo. Ormai siamo al termine di tutto quello che abbiamo pensato in questi mesi, che abbiamo realizzato, soprattutto che le equipe hanno realizzato, ecco, che tante persone hanno ideato, progettato e realizzato, e ora stiamo cercando di mettere insieme tutto. Ormai sono gli ultimi giorni, perché mi mancano proprio 3-4 giorni a questo evento. Ci stiamo anche preparando come volontari, questa sera tutti riuniti qua, proprio per fare un balletto così, che è sorpresa per tutti. Insomma, una bella occasione da parte della comunità, molto fermento da parte di tutti, da parte di chiunque. Già il paese è stato addobbato a festa, bandierine, molte altre cose che non vorrei dire, perché così almeno c'è la sorpresa. Vediamo, sì, soprattutto i ragazzi, i giovani della nostra diocesi, delle varie parrocchie, proprio a venire a partecipare, a vivere con noi questo momento di gioia, di festa che insomma abbiamo preparato. È da 3 anni che dobbiamo fare Raffadali, quindi non ci sembra l'ora come comunità di accogliere e di finalmente realizzare questo. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento con la prossima edizione di Media News e vi auguro buon proseguimento di ascolto.